Buongiorno, sono Raffaele Parlangeli, sono il dirigente della programmazione strategica e comunitaria della città di Lecce, seguo anche le politiche dell'innovazione, mi occupo dei programmi comunitari da oltre 20 anni della mia città. Sono qui a raccontarvi però una storia di un gomitolo che si dipana un po' nella nostra città e delle 4P che vedremo insieme durante la nostra presentazione. È il 7 febbraio di quest'anno, guardate quei ragazzi sono di Lecce, del Galileo Costa, sono dei ragazzi che hanno fondato una startup innovativa sociale e proprio il giorno 7 febbraio, finanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, hanno voglia di risolvere il problema del bullismo nelle scuole, hanno inventato una procedura da risolvere e affrontare con le scuole bullizzate. Questi ragazzi sono accompagnati dal professore Manni, che è candidato premio Nobel all'insegnamento, ma sono dei ragazzi, scusate, voglio dirlo, hanno lavorato nel mio ufficio, hanno seguito il percorso di alternanza scuola-lavoro ed è una grande soddisfazione poterli vedere qui. Vogliono andare lontano, noi saremo al loro fianco. Ora, chi è? È il consigliere digitale della città dei bambini del comune di Lecce. No, non è uno scherzo, esiste davvero, stiamo lavorando per questo, lo abbiamo individuato dopo aver attuato un progetto ad hoc del MIUR e abbiamo lavorato sulla alfabetizzazione digitale nel ciclo di vita per ciascun cittadino. Abbiamo realizzato 10 coder dojo per 1000 bambini al di sotto dei 13 anni e abbiamo avuto anche la possibilità di riconoscere delle dei voucher per certificazioni in project management ed ECDL per giovani under 35. Stiamo di fatto lavorando per la smart community della nostra città. Ma proprio della settimana scorsa, mentre venivamo, per noi comunque è un momento di soddisfazione, riscontriamo un tasso positivo della ripresa economica. Nell'ultimo anno sono nate 1000 imprese. Allora analizziamo un attimo che succede nel nostro ecosistema. Il nostro ecosistema è fatta di partnership, è fatta rispetto a questa mappa dove vede il comune che da un lato ha meccanismi strutturati, dall'altro meccanismi destrutturati. Nei meccanismi strutturati di fatto attuiamo molti programmi e progetti con i distretti, immaginiamo il distretto tecnologico dove ci sono le più grandi imprese presenti a livello nazionale giù a Lecce, con le quali anche collaboriamo in programmi e progetti europei. Collaboriamo con Innovarse, che è un'associazione che è strutturata in 35 start-up e 15 spin-off dell'università. Tutte queste attività naturalmente collaborano con i nostri uffici che si occupano di innovazione. Collaboriamo con Sella Lab, collaboriamo con The Cube, che è un'altra associazione che negli ultimi anni ha organizzato 3 start-up weekend. Collaboriamo in un processo molto importante, lavoriamo dal basso per portare a compimento l'open innovation e gli open data. Quindi nel percorso destrutturato abbiamo avviato un percorso di apertura dei dati della città. Il nostro portale in questo momento è uno dei più popolati a livello nazionale, lo dice lo SMAO, abbiamo vinto il premio l'anno scorso, 327 dataset. Ne abbiamo fatto una cultura dell'impresa per i giovani. Con la Camera di Commercio abbiamo finanziato le start-up innovative che riuscivano a creare dei servizi con i dati aperti e le abbiamo tutte strutturate all'interno del nostro portale Open Data e abbiamo creato con un po' di ambizione, ma con grande entusiasmo, questo portale che si chiama Appstone. Ora, una storia pubblica-privata la valutiamo insieme. Alessandro Petrosillo, un giovane imprenditore che ha una idea semplice, creare mobili di ufficio in fibra di carbonio. Riceve un piccolo finanziamento dalla Regione Puglia con bollenti spiriti, ma probabilmente questa cosa cambia subito rettilineo. Un imprenditore importante pugliese lo sostiene in questo progetto, riorientano insieme la ricerca di mercato, lo finanzia con 1 milione di euro ed ecco che nascono giù da noi, vicino al nostro, nel Salento, questi aerei in fibra di carbonio, solcano i cieli. È una storia importante, piccolo pubblico, molto privato. Un capannone con 4.000 metri quadrati, 70 dipendenti. Altra storia, queste persone comunque frequentano i nostri uffici e danno le idee ai nostri ragazzi e collaborano con noi per i nostri progetti. Alessandro Sannino, Genesis, viene dalla Campania, da Napoli a Lecce e vuole fare una ricerca con un polimero.
Questo polimero ha l'ambizione di comprimere le molecole dell'acqua e riteneva di poterlo applicare per i sistemi di irrigazione e per i pannolini, ma non riusciva a trovare finanziamento, e finanziamenti né pubblici né privati. Propone questa sua idea a Boston e fondi di investimento importanti riconoscono la valenza di questa idea. Genesis assume la sede legale a Boston con due round di finanziamenti, il primo da secondo, il secondo da altri 20 milioni di euro, in totale 40, ma la ricerca viene fatta nel Salento. I ricercatori sono salentini, a Calimera, 10 km da Lecce. Per noi queste sono storie di successo, per il nostro ecosistema i ragazzi emulano questa attività. Ora, rispetto invece alla città, come vedete, recuperata, il centro storico è stato recuperato grazie ai fondi europei. Il programma Urban negli ultimi 10 anni ha cambiato le sorti della nostra città. E di fatto ora invece stiamo lavorando, dopo aver recuperato tutto il patrimonio, tutto il centro storico e non solo, anche tutta la città, stiamo lavorando per la città del futuro. Queste sono le reti, le interconnessioni, le stiamo strutturando per la città Smart City, ci stiamo lavorando da un po' di tempo. Questa Smart City in questo momento vede 4 progetti Orizzonte 2020 con un argomento molto, molto interessante per noi, ma anche per attenzione dei cittadini. Stiamo provando a realizzare 4 progetti Horizon 2020 finanziati dalla Commissione Europea sul tema dell'Internet of Things, ma anche e soprattutto per affrontare meglio la qualità della vita dei cittadini, affrontando anche l'efficientamento energetico e creando dei servizi per anziani e per bambini. Il tema digitale a noi caro, ne abbiamo fatto diventare un progetto pilota a livello di 31 comuni dove noi siamo capofila, e Salento Gov si occupa sostanzialmente dell'attuazione dell'agenda digitale, ma anche e soprattutto di sburocratizzare l'ente e rendere le procedure più semplici. Dunque noi siamo sicuramente attrattivi per le imprese, siamo attrattivi per le grandi imprese. In questo momento esistono dei contratti di programma importanti a livello regionale, concordati naturalmente ma con impatto sul nostro territorio. Immaginate che questo laboratorio è un laboratorio farmaceutico, noi abbiamo la presenza di Sanofi, ma c'è anche il centro di ricerca, il laboratorio pubblico-privato della Porsche piuttosto che della Bosch, piuttosto che di Engineering. Immaginate che ad esempio Engineering Corvallis normalmente lavora con i nostri uffici per provare le funzioni beta nei servizi innovativi per la città. Per noi è un momento chiaramente di grande soddisfazione, ma anche di scambio permanente per il nostro ecosistema. Ed ora il tema dell'attrattività. Noi sì, è vero, siamo accoglienti, ma comunque lo lasciamo dire agli altri, che Lonely Planet dice che Lecce è una città da visitare nelle prime 10, Trivago dice che sono nelle prime 6 città che devono essere visitate. E allora ecco il nostro modello. Eccolo il gomitolo diramato. Sono tutte le interconnessioni che noi proviamo a fare con un metodo di lavoro che si chiama Living Lab Adattivo. Mettiamo insieme al centro il cittadino e tutte le parti pubbliche e private per attuare i progetti. Questo Living Lab Adattivo è riconosciuto dalla rete europea dei Living Lab, è certificato e per noi è uno strumento di lavoro. Riteniamo di essere con voi anche pronti a poter lavorare su questo ambizioso progetto. Grazie.